Sì, Presidente. Allora, questo ordine del giorno è stato condiviso con il municipio che, lo voglio ricordare, è uno dei municipi più martoriati dalla gestione dei rifiuti di tutta quanta la città. Ricordo che in questo municipio c'è l'impianto di Roccacencia di Ama e di fronte c'è l'impianto di Porcarelli, un impianto privato dove vanno 52 comuni della città metropolitana e praticamente portano mezzo milione di rifiuti soltanto in questo impianto privato. E questo, io vorrei innanzitutto ringraziare il municipio che ci ha dato l'impulso alla stesura di questo ordine del giorno, è stato scritto insieme a loro proprio direttamente. E vengono detti alcuni concetti decisamente importanti. Innanzitutto che gli impianti di trattamento dei rifiuti che andremo a realizzare operino sulle migliori tecnologie, le BAT, le migliori tecnologie che ci stanno a livello comunitario. Ma l'aspetto più importante che questo ordine del giorno vuole sottolineare è far sì che Ama, nel momento in cui realizza i nuovi impianti che mette nel piano industriale, i nuovi impianti, debba prevedere e chiedere la revoca dell'AIA per il TMB di Roccacencia e andare a realizzare in questo sito solo il trattamento, fare una valutazione per il trattamento dei rifiuti solo e soltanto secchi, quelli che sostanzialmente possano generare meno probleme. Ecco, io credo che questi siano i punti essenziali. Poi oggettivamente nell'ordine del giorno si sottolineano altri aspetti, per esempio anche quello della trasferenza. Noi abbiamo dibattuto a lungo cercare dei siti di trasbordo e trasferenza. Sappiamo che purtroppo nel sito di Roccacencia c'è una trasferenza molto corposa, per cui non solo c'è l'impianto, non solo c'è la trasferenza e c'è anche l'impianto privato, per cui oggettivamente quella zona è davvero tanto carica. Ecco, visto che i siti di trasferenza e di trasbordo è possibile poterli realizzare in vari punti della città, fare tutto il possibile perché si possano realizzare in vari punti e almeno la trasferenza e il trasbordo possa essere indicato in tanti punti e non caricarlo tutto quanto in un posto dove è già particolarmente carico. Poi ci sono ovviamente altri punti nell'ordine del giorno di cercare di dare l'impulso per la realizzazione dei 7 centri di raccolta dei rifiuti. Da anni noi stiamo dibattendo su questo tema, sulla dove collocare i centri di raccolta. Ad oggi finalmente siamo all'individuazione di 7 siti, giustamente il municipio sollecita di andare a realizzare velocemente questi centri di raccolta, perché lo ricordiamo, più sono i centri di raccolta dei rifiuti dove i cittadini possono portare mobili o tutto quello che non puoi portare nei secchioni, e più avremo meno incivili che lasciano rifiuti non riciclabili o di grandi dimensioni accanto ai cassonetti, per cui giustamente viene sottolineato questo aspetto. Pertanto il Movimento 5 Stelle chiede a tutta l'Aula di votare favorevolmente a questo ordine del giorno. Grazie.